Buongiorno, sono pronta. Noi siamo sempre qui a Baranzate, alla parrocchia Sant'Airaldo. In realtà siamo in questo momento, a Rialdo, sì, siamo davanti al centro Caritas. Io sono in compagnia questa mattina di Manuela e Albina, non suora, ma Manu e Albi, come le chiamano in parrocchia, che sono ausiliarie diocesane. E perciò iniziamo subito, Lucia, a spiegare che cos'è un'ausiliaria diocesana. Allora, noi siamo un istituto di vita consacrata che siamo nate dall'intuizione del beato Paolo VI, allora arcivescovo Montini della Chiesa di Milano, che pensò a quelle benedette donne del Vangelo che accolsero l'annuncio della risurrezione e che lo diffusero poi per prima ai discepoli e poi appunto questa diffusione del Vangelo e della risurrezione di dire appunto che Cristo è vivo oggi e sempre in mezzo a noi. E poi pensò appunto che la presenza di donne consacrate nella diocesi di Milano fosse un grande bisogno per la chiesa locale e quindi anche nella pastorale delle parrocchie. Poi col susseguirsi dei vari cardinali, Colombo, ma soprattutto poi Martini, Tetta Manzi e oggi Scola, che sono anche i nostri diretti superiori, noi la nostra presenza sono nelle parrocchie, ma non solo, in tutti gli ambiti dei bisogni della diocesi, ospedali, Caritas, Federazione Oratori Milanesi, scuole, perché ad esempio anch'io sono appunto docente di religione nella scuola media di Baranzate. E qui in parrocchia, voi che cosa fate? Dunque, noi ci dedichiamo, ad esempio, io mi dedico alla pastorale dei battesimi, quindi visito le famiglie quando viene richiesto il battesimo per i propri bambini, seguo il gruppo delle catechiste dell'iniziazione cristiana, il gruppo degli anziani che si ritrova ogni settimana per un momento. Momenti di lavoro, ma anche di lavoretti, ma anche per momenti un po' di spiritualità, e un po' le famiglie, soprattutto l'ambiente della Caritas. E prima di parlare della Caritas, questa parrocchia è una parrocchia un po' particolare. Ieri ne parlavamo col parroco. E, spieghiamolo meglio. Voi avete una grande presenza di immigrazione qui a Baranzate, in particolare in questa parrocchia, per cui anche la vostra liturgia è un po' particolare. Sì, la nostra liturgia è particolare perché durante la messa della domenica delle 10:30, che è l'unica messa che viene celebrata, perché così consente veramente alla comunità tutta di partecipare a questa liturgia, durante la messa o la prima lettura oppure la seconda lettura, a volte anche delle preghiere dei fedeli, vengono dette e lette in tre lingue, o cingalese per la comunità dello Sri Lanka, albanese oppure spagnolo per la comunità delle latinoamericane. Ecco. Che sono le tre comunità maggiormente presenti. E presenti in questa parrocchia, sì. quindi parlavamo della Caritas. Qui è una presenza molto forte e voi ve ne occupate e che cosa fate? Allora, mi dedico insieme ad altri collaboratori e collaboratrici, soprattutto sono donne. Allora, qui è la sede della Caritas, alle mie spalle, e viene aperto a lunedì c'è uno spazio lavoro gestito però da un'altra associazione, mentre al mercoledì e giovedì abbiamo lo spazio dell'ufficio del centro di ascolto e poi al venerdì, sempre al pomeriggio, più presto, all'orario dalle 3 alle 4, per lo spazio delle mamme con i bambini. Le persone che vengono sono italiane, ma soprattutto straniere che abitano in questa parte di Baranzate. Vengono perché hanno bisogno o di trovare lavoro, oppure hanno bisogno per la casa, hanno bisogno per i servizi vari di immigrazione, come devono fare per i permessi di soggiorno. Vengono a volte anche per dire: ho perso il lavoro, che cosa faccio? Quindi diventa davvero un momento, uno spazio di confronto e di ascolto per tutti i bisogni che hanno loro in famiglia. Prima Lucia ne chiacchieravamo, prima del collegamento, e dicevamo che nonostante qui siamo molto vicini a dei cantieri dell'Expo e nonostante il lavoro portato anche dall'Expo, in questi ultimi anni, ultimi 2 anni, molte famiglie si sono trovate in difficoltà e si sono rivolte a voi. Quante famiglie aiutate mediamente? Allora, sono più di un centinaio di famiglie, però dobbiamo anche considerare che le famiglie difficilmente sono formate da una sola persona, da coppia. La maggioranza sono persone che hanno coppie che hanno 3-4 figli e quindi il numero aumenta.
Alvina, noi dobbiamo chiudere questo collegamento, continueremo a raccontare questa comunità perché sta per iniziare la Santa Messa, ritorneremo Lucia su questa questione della perdita dei posti di lavoro perché si fanno tante iniziative in questa parrocchia. Ti restituisco la linea. Grazie Elisa, siamo un po' in ritardo, perdonaci.